L'ipertensione polmonare è stata al centro di un incontro in corso qui a Capri che ha visto riuniti alcuni dei principali esperti a livello nazionale e internazionale della patologia. In questa occasione abbiamo il piacere di parlare con la dottoressa Paola Argento e con il dottor Emanuele Romeo, due cardiologi esperti di ipertensione polmonare che lavorano presso la cardiologia SUN dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli, uno dei centri di riferimento a livello nazionale sulla patologia. Li abbiamo incontrati per farci raccontare un po' di più del loro centro e delle loro attività. Allora, dottor Romeo, iniziamo da lei. Perché è importante inviare un paziente con ipertensione polmonare ad un centro specializzato sulla patologia? Una cosa molto importante è questa di inviare i pazienti presso un centro altamente specializzato, perché questa è una patologia rara che è difficile da diagnosticare e soprattutto da trattare bene. Quindi ci vogliono dei centri che hanno la possibilità di fare tutto l'algoritmo diagnostico, a partire dall'ecocardiogramma, a finire al cateterismo cardiaco, facendo anche la TAC del torace ad alta risoluzione, la scintigrafia polmonare e l'angiotac polmonare. Quindi, inoltre poi è complessa la gestione ovviamente di questi pazienti, perché molti di questi hanno bisogno di fare anche delle terapie croniche complicate, quali per esempio l'infusione continua di porstanoidi, che ovviamente riescono ad essere gestiti soltanto da quei centri che hanno una certa esperienza, che ne vedono un certo numero di pazienti e che quindi hanno la possibilità di trattarli con il massimo della competenza e professionalità. Il vostro centro, quello dell'ospedale Monaldi di Napoli, è uno dei centri di riferimento a livello nazionale sull'ipertensione arteriosa polmonare. Come siete organizzati? Noi siamo dei cardiologi quindi tutta la parte cardiologica di diagnostica cardiologica viene fatta da noi, a partire dal cateterismo cardiaco all'ecocardiogramma, però lavoriamo in team con pneumologi che ci fanno la valutazione pneumologica, valutando la TAC del torace ad alta risoluzione e anche le prove di funzionalità respiratoria, mentre poi abbiamo all'interno del nostro team anche un radiologo dedicato che effettua sia l'eventuale angiotac polmonare, ma anche la scintigrafia polmonare ventilo-perfusiva e anche la TAC del torace ad alta risoluzione. Inoltre abbiamo una collaborazione diretta anche con i reumatologi, perché tutti i nostri pazienti che vediamo per la prima volta, prima di arrivare alla diagnosi di ipertensione polmonare idiopatica, fanno anche una valutazione reumatologica atta ad escludere soprattutto le donne che non abbiano una malattia reumatica che possa essere la causa dell'ipertensione polmonare. E quanti pazienti vedete in un anno? Noi vediamo molti pazienti con sospetta ipertensione arteriosa polmonare, sappiamo benissimo che di tutti questi pazienti che vediamo in un anno soltanto una minima percentuale avrà un'ipertensione arteriosa polmonare, che poi quindi potranno giovarsi di una terapia specifica dell'ipertensione polmonare, e al momento abbiamo circa 300 pazienti in terapia con farmaci specifici perché hanno un'ipertensione arteriosa polmonare. In un anno vediamo un gran numero di pazienti che afferiscono per sospetta ipertensione polmonare, però soltanto un 5% di tutti questi poi andranno a diagnosi di ipertensione arteriosa polmonare e quindi a terapia specifica. Dottoressa Argento, vi occupate anche di ricerca? Sì, molto, diciamoci, la nostra attività è divisa in due: l'attività clinica, che viene svolta insomma sempre da noi tre, da me, da dottor Romeo, da dottor Edatto, che è un'attività prettamente mattutina, e poi dopo, quando nel pomeriggio oppure anche durante gli ambulatori dedicati, abbiamo la possibilità di fare molta attività di ricerca su vari fronti. Noi studiamo sia attività di ricerca clinica, attività dei trials, e poi abbiamo la possibilità di studiare molto i pazienti anche con esami invasivi, quindi con cateterismo. Abbiamo una sala a disposizione dove i miei colleghi emodinamisti hanno la possibilità di fare dei protocolli specifici, che quindi questo ci permettono di fare un'attività di ricerca molto bella, perché abbiamo anche un riscontro clinico del nostro paziente. Oltre ai trials, che come tanti altri centri ne partecipiamo anche a attività di ricerca a livello sia nazionale che internazionale, protocolli
protocolli, facciamo lavori molto sull'ecostress, sia nei pazienti sani che nei pazienti con patologia. Insomma, cerchiamo di equilibrare le nostre forze, di dividere ognuno di noi i compiti, i ruoli, e dando il massimo in quello che riusciamo. Dottoressa, come ci spiegava, presso il vostro centro da pochi mesi è iniziato un progetto di collaborazione per valutare anche gli aspetti psicologici dell'ipertensione polmonare. Ci racconta un po' questo progetto? Allora, noi abbiamo avuto la possibilità di essere affiancate da due psicologhe, e questa è una cosa molto importante. E questo è un altro progetto che è partito da un paio di mesi, forse uno dei progetti più innovativi e più belli, anche perché loro affiancano noi, quindi abbiamo fatto prima un percorso noi medici e infermiere con loro, e un percorso psicologico molto bello, e ora loro stanno iniziando con i pazienti e ben presto lo affiancheremo anche noi, perché l'obiettivo, oltre a quello di capire la vera necessità o di unire questo filo che esiste tra medico e paziente, è anche quello di fare un gruppo di pazienti con loro, quindi pazienti che tra di loro parlano, dicono, si confidano sulle problematiche, sulle esigenze, su quello che vorrebbero da noi, e quindi anche la possibilità a noi di poter interagire con loro, quindi al di fuori di una stanza dell'ambulatorio, al di fuori della visita, dove spesso si crea un rapporto fatto istituzionale, fatto da ruoli. Quindi grazie a loro riusciamo a scindere da quello che siamo, cercando di dare un supporto anche in questo, perché molto spesso ce n'è bisogno.